Scusa se ti ho spaventato. Non vorrei che ti venisse un infarto, mia cara. Perché sei qui? Cederai le tue quote del Fürstenhof a Lucas, ho indovinato? Stai cercando di fregarmi. Lo farei anch'io al tuo posto. Ma io non sono come te. Sono molto diversa. E adesso vattene, non sei stato invitato. Cosima, ti do un buon consiglio, non sottovalutarmi. Anche se abbiamo vissuto separati per molti anni, noi due siamo ancora sposati con la comunione dei beni. E allora? Le quote che ho avuto in eredità da mio padre sono soltanto mie e non fanno parte dei beni in comune. Pretendi di metterti a fare una lezione di diritto proprio a me? Questa sì che è bella. Non dimenticarti che posso rivelare che hai falsificato quella famosa lettera per impossessarti delle quote del Fürstenhof. E come se non bastasse, hai estorto del denaro a Corbinian. Questo si chiama ricatto. Se dirai la verità, rischierai di finire nei pasticci. No, non credo. Sai, esistono parecchi metodi per fare in modo che le prove di un reato arrivino alle autorità in forma anonima. Cos'è che vuoi? La metà delle mie quote? Quei tempi sono passati, mia cara. Ora voglio tutto. E in un modo o nell'altro l'avrò. Sparisci immediatamente oppure mi metto a urlare per chiedere aiuto. Non vorrei che vengano a conoscenza dei nostri piccoli segreti. Buonanotte. Cerca di riposare. I prossimi giorni saranno molto faticosi per te. La tua vicinanza è insopportabile. Non vedo l'ora di scappare via da qui. Ho un anno di tempo, a quanto pare. E in un anno possono succedere tante cose. Pensa alla nostra povera Rosalie. E tu sei già malata di cuore. Senza di lui sarebbe morta da anni e scommetto che pochi l'avrebbero rimpianta. Ti verrei in mente un'altra soluzione. Sei sempre piena di idee. Sì, chi è? Stai tremando. E ne hai motivo. Voglio i miei soldi. Li voglio tutti quanti entro domani. Ma i nostri accordi erano diversi. Piacente, gli accordi sono saltati. Posso sapere perché? Ti concedo il 40% di sconto sui 2 milioni, detraendo quelli che ho già ricevuto. Sei una donna d'affari, perciò ti rendi conto che per avere una somma simile... Non cominciare a cercare scuse. So che vuoi solo prendere tempo perché hai già progettato di dare il tuo denaro a qualcun altro. Non mi importa se devi infrangere una promessa. Tu hai provato a uccidermi. E ora devi pagare, anche se solo finanziariamente. Ti chiedo perdono, Rosalie. Sono davvero pentita di quello che ti ho fatto. Perché ti rifiuti di credermi? Quale motivo avrei per non essere sincera con te? Il tuo caro maritino mi ha fatto presente che posso sempre denunciarti per tentato omicidio. Possibile che tu non riesca a capire che ti sta manipolando solo per danneggiare me? Se serve a farmi avere quello che mi spetta, mi lascio manipolare volentieri. Che cosa vuoi fare? Visto che tu non vuoi stare ai patti, chiamo la polizia. Ti verrò a trovare in prigione. No, niente polizia! Ricominci con la commedia del mal di cuore. D'accordo. Hai 24 ore di tempo. E come piccolo indennizzo per questa spiacevole trattativa, adesso il tuo sconto si è ridotto della metà. Avrai il 20% di detrazione. Il resto lo voglio domani. Il mio inalatore.
Arthur. Non riesce più a trovarlo. Un momento. Lo prego. È andata proprio così, non è vero? Era davanti a mio padre che stava morendo. L'ha implorata di salvarlo, ma lei... Chiedo perdono. Mi aiuti? Mi dispiace tanto. Supplico. Io non sono un mostro. Aspetti, non funziona, non vada via. Aspetti, non funziona. Aspetti. Che cosa? Non può essere. È incastrato. Non esce niente. Cos'è successo? Un attacco cardiaco. L'inalatore non funziona. Ha perso conoscenza? No, no, sta solo dormendo. Le ho fatto un'iniezione di calmante. Purtroppo è l'unica cosa che posso fare. Hai già chiamato un'ambulanza? Sì, sta arrivando. Lucas, dimmi. È probabile che ormai sia già troppo tardi. Voglio stare da solo con lei. Se hai bisogno di me, sono qui fuori. No. Devi stare tranquilla, non sforzarti. Tra poco arriverà l'ambulanza. Fa un bel respiro. Il tuo amico Michael aveva un'ottima ragione per non aiutarmi. Che cosa significa? Per favore, digli che non deve sentirsi in colpa. Perché capisco molto bene quello che ha provato. Corbinian, a quest'ora... sarebbe ancora vivo. Allora aveva ragione lui. Eri con suo padre quando è morto. Ti prego, rimani. È arrivata la mia ora, Lucas. Non puoi arrenderti. Fatti forza e continua a combattere. Io sono qui. Promettimi che sarai felice. Hai trovato una donna che ti ama più di ogni cosa al mondo. La ami anche tu. Sì. Allora non farla soffrire quanto io ho fatto soffrire te. Ti prego, mamma. L'ambulanza sta arrivando. Hai dovuto portare un peso così grande da quando il povero Marcus ci ha lasciati. Non sono mai riuscita ad accettare la sua morte. Ma se non ci fossi stato tu con me, Lucas, se non avessi avuto il tuo amore, non sarei sopravvissuta. Sono stata una pessima madre per te. Puoi perdonarmi?
puoi perdonarmi.